Buonasera, buonasera a tutti. Il microfono è smutato. Iniziamo questa sessione di gaming di oggi. Una bellissima ranked solo duo. Qui speriamo di andare a piccare Belveth, se non Belveth a Momo, se non jungle support. Adesso vediamo. Abbiamo declinato l'invito a giocare da HK Godluke perché preferiamo fare solo duo da soli per non aver l'MMR rovinato non da Godluke ma dal sistema stesso. Sembra un po' impossibile da piccare adesso Belveth. Proprio sono l'ultimo pick, se non sbaglio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, sono proprio l'ultimo a piccare. Veniamo dovrebbero piccare 9 persone e, non e nessuno di loro Belveth. Shall I pick jungle for you? Yes. I mean, you can. Thank you. I have all champs, so you're fine. I do have Jhin, Jinx, Ashe, MF. Okay, now let's check the runes. I think we are okay. No, we're not okay because I played Aram yesterday night before going to sleep. Actually, it was a normal. These are LeBlanc's runes, and now I will change them for Lethality build Belveth. I think I will go Conqueror. I will just go like this. Then Inspiration. And the runes for jungle are pretty much the same everywhere. I can Ashe Soup. I mean, we don't need Ashe Soup actually, but okay. And then she did pick actually Ashe Soup. They have Biegoyone, yes, they do have Biegoyone. Now, if they pick two tanks, we are pretty much fucked. Actually, I am a tank shredder, so it's okay. Can you pick me Veigar? Sure, I can. So, Veigar is your choice. Let's go for Veigar. Now that if the tables return, I am the void. Okay. Abbiamo un team un po' a caso, un po' sui generis. Però possiamo. Go Clans, sì, è giusto, ma anche il TP va bene in realtà. Una comp abbastanza da scaling. In bot loro hanno Leona e Ezreal che se ingaggiano uno dei loro dei nostri due bot laner è automaticamente morto. Wow, Astronaut Veigar, non l'avevo mai visto. Però un buon pick secondo me Veigar in bot lane. Loro sono full AD. Quasi un milione di punti su Cho'Gath. Io ancora non ho la mastery su Belveth. In realtà ho giocato poche partite con lei al momento. Una mid gankabile fino a livello 2, quindi cosa che non succederà probabilmente. Farò un full clear
Diego è veloce quanto me a clearare. Scriveremo che loro sono con la D. E mutiamo tutti. Alzare un po' il volume. Ciao Dani, è andata abbastanza bene, nel senso che ci siamo divertiti un sacco, è stato bello emozionante come ogni anno, purtroppo però siamo usciti in semifinale, siamo arrivati secondi del gruppo e terzi di tutto il torneo. Abbiamo praticamente bissato il nostro miglior risultato, però abbiamo giocato molte più partite perché ci sono stati dei problemi, quindi quando gli altri ne avevano giocate due, noi ne avevamo giocate cinque. Però è stato molto bello perché eravamo tanti e c'era pure un ragazzo che è sceso da Napoli per giocare con noi, il nostro mid laner. È stato molto bello, come ogni anno, il giorno più bello di tutto l'anno. Verso il Gromp, smaltiamo questo blu, sblocchiamo la W per avere un po' di CC sui campi, così ci fanno anche meno danno. Usiamo una pozza, lo smite l'abbiamo già usato, usiamo i due auto-attacchi empowerati di Belveth e poi facciamo la Q, facciamo le abilità a giro. Ione ha preso il first blood su Cho'Gath che ha anche flashato. Non un ottimo start, però adesso Yone non avrà l'ignite molto probabilmente. Quindi Cho'Gath può mettere anche lui un po' di pressione rispetto al suo avversario. Noi finiamo i lupi e prendiamo il livello 3. Si potrebbe gankare in mid, ma Yasuo ha pushato abbastanza. Quindi andremo per un full clear andando verso la topside. Sblocchiamo la E. Abilità più forte di Belveth. Diego spottato qui dalla freccia di Ashe. Ottima freccia di Ashe. Molto satisfying fare i Raptors. Vieni verso di qua che io sono qui. Ok, adesso Diego becca perché ci ha visti. Va bene, bravissimo Yasuo che è riuscito a prendere una kill. Si porterà in vantaggio su Zed, che rimarrà quindi indietro ed è anche riuscito a scappare dal gank di Diego, che adesso ha perso un po' di tempo rispetto a noi. Ha però ancora qualche minion in più perché li ha farmati in mid lane tenendo la lane per Diego. Io ho missato quella W. Strano, perché comunque sembrava dentro. E adesso andiamo a usare la E ai Krugs, perché abbiamo poca vita. In realtà ne abbiamo troppo poca per fare questi Krugs, mi sa. Però tra poco ci torna lo smite. Quindi riusciremo a fare i Krugs anche avendo poca vita. Noi riusciamo a mettere una ward qui, va bene, perché così vediamo se arriva il jungler avversario. Prendiamo il livello 4 e facendo così andiamo a mettere una ward qui per evitare che Cho'Gath venga gankato da dietro e becchiamo, cosa che probabilmente ha fatto anche Viego, che mi sa che ha full clearato pure lui considerato la posizione del lane dei suoi compagni di squadra. Noi possiamo andare con due dash verso il Gromp. Sblocchiamo la Q. Yasuo sta per prendere un'altra kill, ottimo. Altra kill che spero gli permetta di snowballare. Noi se riusciamo adesso facciamo lo scuttle
Lo pingo perché io solo l'ho visto muoversi, infatti appena l'ho pingato se n'è andato. Meglio, ha iniziato il regalo. Secondo me stava proprio andando a farsi lo scatto. Io l'ho denaiato, che non mi ricordo come si dice in italiano, gli ho impedito di farlo. E la nostra botlane addirittura sembra avere il controllo della sua lane, nonostante siano Veigar Ashe che per carità tantissimo poke, però dovrebbero rispettare un po' Leona e Ezreal. Sono altamente gankabili, tra l'altro infatti lì c'era proprio la chiazza di Viego, forse loro l'hanno vista perché li ho visti beccare un po' indietro. Io adesso però che questa guardia è scaduta farò così, gli pingo di stare attenti. Infatti sono stati ingaggiati sicuramente perché sta per arrivare Viego, io adesso proverò a venire. Sono qui. Ok, hanno usato tante risorse i nemici. E adesso io non sono messo in un'ottima posizione. Però riesco a prendere una kill. Peccato perché forse se l'avessi giocata bene sarei riuscito a prenderne pure un'altra. Adesso Veigar riesce a tornare con il TP, forse avrei dovuto aspettare questo. Secondo me non possono iniziare questo drago. È abbastanza rischi. Yasuo però non può andare al Drake perché ha troppi pochi HP. Vediamo se riesco ad arrivarci io, ma mi sa che non ce la faccio. Facciamo i due dash di passiva che abbiamo, di passiva di Q. E niente, Viego si è fatto il drago. Molto probabilmente. Senza molto probabilmente. Aveva metà vita però. Con la sua mobilità non lo riusciamo a prendere sicuramente. Chissà se lo spottiamo. Non lo spottiamo. Peccato perché questo qui poteva essere un bel drago, una bella stack di passiva che entrava nelle nostre nel nostro contatore. Occhio qui, Zed si muove. Scriverò Zed moving bot. Anche se adesso mentre l'ho scritto è tornato in mid. Lì c'è Viego, spottato da una bella guardia di Yasuo. Yasuo un po' troppo avanzato, dato che conosce la posizione di Viego, potrebbe stare attento. Io smaito tanto al momento non ci sono obiettivi, anche se tra poco sta spawnando il Rift Herald. In bot fightano, peccato perché poteva esserci una bella kill, invece perdiamo uno dei nostri compagni di squadra. Qui c'è Zed in top lane. Chissà se ha bisogno di aiuto, no, forse hanno solo swappato. Mi sa che hanno swappato. Ok, noi adesso abbiamo la ulti. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, magari andando pure qui verso la top lane. Secondo me Yasuo adesso deve stare un po' più attento. Però vediamo, io adesso provo ad andare qui. Ah, peccato, avesse preso quel tornado sarebbe stato un bel comeback. Ok, siamo riusciti a prendere una bella uccisione. Possiamo andare anche su Viego in caso se viene. Non verrà, e invece sì. Però adesso si è accorto che c'era la guardia, quindi beccherà. Noi possiamo togliere la pinca al drago per metterla qua, che è un po' più importante al momento, dato che c'è Viego qui. Adesso fare questo rosso è abbastanza rischioso. Che però è entrato dentro. Oh no, abbiamo i dash. Pensavo di farla sul muro e quindi prendere un po' di velocità nel cast, annullando l'animazione, ma invece quando siamo in ulti, in forma di ghiratina. Cho'Gath non muore? Wow! È riuscito a scappare. E potrebbe esserci Viego in realtà ancora top.
Vediamo se riesco ad andare qua. Se ne hanno bisogno. Ma in realtà Ashe sta andando a cazzo dritto, ma non c'è motivo perché non è molto bello. Io adesso vincere la lane contro Yasuo, dovrebbero swappare di nuovo probabilmente. Diego metterà il Rift Herald mid e noi perderemo la torre. Cerchiamo di non fare caricare per una seconda volta. Non so se lui vince. Ma neanche io vinco, mi sa. Avevo la Q perché non me l'ha fatta. Flash di Viego. Compriamo due pink. Forse Yasuo riesce a prendere uno shutdown. Ottimo. Peccato che non abbiamo preso l'assist. Probabilmente per molto poco. Convinto di aver comprato la lente oracolo già prima. Non capisco perché me l'ha dato solo adesso. Cioccat riesce a prendersi una kill su Zed. Ottimo. Zed che continua ad andare male nella partita. Ottimo, anche se il tempo passerà più sarà utile comunque alla causa dei suoi compagni. Maximale ha un discreto ammontare di danni, tra poco c'è anche il drago. Possiamo guardare qui, è abbastanza deep. Abbiamo una discreta predominanza in bot. Riusciamo anche a smitare, io divento. Mi trasformo. Rispettiamo Yone, che è assolutamente qui. Ci toglierà la ping. Però ha usato un bel cooldown, che è quello della E. Io ho dimenticato di cambiare un'impostazione nel mio computer. Cosa che farò non appena potrò bloccare. Perché stava venendo a prendermi il blu, quello non si sa, vabbè. Vediamo se riusciamo ad arrivare. No, perché Veigar ha fatto questa cosa? Jungle diff, I guess. Abbastanza rilassante questa cosa della Q. Io penso di poter comprare il Kraken Slayer, quindi tornerò in base a comprare l'oggetto completo. È una pink. Tra un minuto c'è il nuovo Rift Herald. Volevo cancare questo Yone, ma mi avevano visto. Arriva Diego addirittura in mid. Ma perché non mi ha aiutato? Vabbè. Ok, aveva pochi HP. Non ha senso. Non avrebbe avuto senso che venisse. Vabbè, Rift Herald free per loro. Non abbiamo guardie nella nostra giungla. Diego potrebbe essere top. Facciamo questa cosa. Pinghiamo i nostri compagni di squadra dove possono essere gli avversari. Ottima la freccia di Ashe.
ottima uccisione su Yasuo. L'ha preso io su così non rompe la minchia. Ottimo. Siamo riusciti a rubare l'ennesimo obiettivo della stagione. Ovviamente sale la bot. Spottati da una freccia di Ashe, non da Yasuo che guarda, perché dovrebbe guardare. Adesso morirà da Yone. Chissà con chi se la prenderà. Mettiamo una pink qui, all'entrata della giungla, ci sta. Adesso fighteranno per quella torre top, tra poco c'è il drago. Yone è qui, prenderà la torre, è inevitabile, non posso difenderlo. Posso fare queste qua e comprerò anche un altro po' di armor perché tanto loro sono full AD, dovremmo buildare la GA molto presto. Vegaro 1-4 per caso, che non era un brutto pick. Qui ovviamente è scomparso tutto. Addirittura troviamo Yone. Livello 13, molto più forte di tutto il resto del nostro team. Possiamo pingare qui. C'è un drago tra poco, ma continuano ad essere abbastanza fuori posizione. Ok, prendiamo una kill. Forse dovevamo lasciare qualcosa a Veigar, forse no. Forse non importa. Non ho lo smite, però possiamo fare uscire il drago. No, se Ashe non l'ha capito. Lo smite, bro. Però riusciamo a prenderlo lo stesso, anche perché Yasuo ha impegnato Diego lì su. Ok, adesso siamo a due draghi su quattro. Abbiamo anche un bel ammontare di gold da spendere non appena torniamo in base, cosa che può succedere già adesso. Mi pare che non c'era una ward, ma attivo di nuovo lo sweeper, tanto recuperiamo un po' di cooldown tornando. Secondo me possiamo direttamente procedere con la Death Dance, che ha un po' di armor intrinseca, dopo andremo direttamente di GA. Saremo un po' più tank, però abbiamo la Lethal Tempo dalla nostra parte. Possiamo andare a fare questi Raptors, mettere una pink qui in realtà togliendola, infatti perché sapevo che era guardato. Questo sono tre. Vediamo se riusciamo ad aiutare Cho'Gath. Non credo in realtà. Però in realtà sì, forse. Vediamo se riusciamo a prendere un reset. No, non ci riusciamo, mi sa, perché veniamo ultati e stunnati. Però nel frattempo Yasuo riesce a pushare. Forse riesce a prendere anche la torre. In realtà non ci abbiamo nella mappa, quindi potrebbe essere nelle sue vicinanze. In realtà Viego rimane nell'ombra di guerra, quindi Viego è bot in questo momento, ma lui può continuare a pushare. Cosa deciderà di fare? Di tornare, di prendere un po' di visione, va bene. E adesso beccherà. Potevano prendere la torre top, non l'hanno fatto. Possiamo prendere un'altra pink, andiamo verso Cho'Gath che non potrebbe essere in difficoltà, ma siccome potrebbe anche non esserlo.
Io non mi ero accorto di dove fosse, avevo addirittura gastato l'acqua apposta. Ovviamente sono tutti qua. Lui no, fa quello che vuole. Perché è giusto così. Non abbiamo una E di asce da nessuna parte. Addirittura ferma dentro il cespuglio perché è meglio così, si sa. Vabbè, quello che ha fatto Diego in più di noi è stato semplicemente guardare, chissà il suo hardscore quant'è, e giocare con i suoi compagni di squadra, cosa che non è mai successa per noi, ma purtroppo non può succedere quando non hai un team che è dalla tua parte. No, poco importa. Non so se qua, questo qua forse sì, avrebbe spottato quello lì. Vabbè, ci ha lasciato un po' di stacks. Veigar 2-6-2. Non importa, bel pick. Riusciamo a prendere quante riusciamo a prendere. Nessuna stack, questa non è nessuna stack per noi. Choggeth non deve farsi assolutamente questi Raptors perché sono l'unica cosa che mi sono rimasta da fare. C'è Yane lì su, loro potrebbero fare il Baron quando vogliono, sono abbastanza spediti in questa partita. Perché lui non l'ha mangiata? Perché non ha la ulti. Yane è fatto così. Aveva anche l'Immortal Shield, boh, dovevo pensarci prima di ingaggiare. Comunque più avanti andrà il game, meglio per noi. Loro comunque sono uno in meno. Veigar invece riuscisse ad ucciderlo sarebbe pure carino. Ok, ce la fa con i minion, buono. Diego nel frattempo uscirà la mid lane. Nessuno che verrà qui ad aiutare, ci sta. Andiamo verso il drago, vediamo Lupingo, ho visto proprio su... No, è il Cho'Gath, andare verso il drago, almeno. Cosa che non succederà, fare il drago non sarà possibile per noi perché ovviamente i nostri compagni di squadra sono abbastanza in ritardo in queste cose. Non ho bisogno di questo qui, ovviamente lo piglierà lui. Ottimo, grazie. Dopotutto ci sta, 1-5-1 Cho'Gath, si prende il blu, ottimo. No, andiamo a farmare. Mettiamo una pink, la togliamo da lì, la mettiamo qui, buono, poco importa. Uccidono Zed. Doveva venire per forza a prendere qualcosa. Questo qui conferma un astio nei miei confronti che non capisco perché ci deve essere. Ottimo Yasuo, riesce a morire per un ingaggio in cui aveva il flash per scappare. Adesso loro sono liberi di fare il Baron. Inutile che provi a inseguirmi perché non mi prenderà. Loro però faranno il Baron.
No, non riusciamo a prendere un mine perché mi sono così. Zed riesce a darci ancora qualche gold. Un assist, tra l'altro. Ezreal è stato preso da una bella freccia di Ashe. Leona addirittura ucciderà Yasuo. Ezreal non morirà. Facciamo questi lupi mentre il team avversario potrebbe benissimo fare il Baron ancora. Sono abbastanza liberi di farlo. Scade questa forma. Prendiamo le pozze, compriamo la defense. Abbiamo il secondo oggetto, scarpe escluse. Defense che si sta per buildare anche Viego. Nessuno mette una ward al Baron. Ci va adesso Veigar. No, manco metterà una ward. Adesso Veigar potrebbe morire. Il Cicciogat che fighta da solo. Yasuo se ne sbatte nel frattempo. Memorizza Ashe Support, ci consiglierà di lasciare andare questa partita ormai. Ma in realtà nessuno voterà a favore. Tra 14 secondi c'è un drago che potrei shottare, almeno provarci. Solo che loro hanno già fatto il Baron. Infatti si stanno dirigendo tutti subito verso il drago. Arriveranno alla soul point. Senza lasciarci scampo di prenderlo o di fightarlo anche. A me pink verrà soppressa tra poco. Questo qui si può fermare. Pessima ulti di Leone. Inserire il flank, il suo back è l'unico che fa danni. Si sono fatti piccare tutti nella nostra giungla contro un team che è già avanti di suo, non aveva senso. Insulti pioveranno in questa post game lobby, ma noi ce ne sbatteremo e andremo in coda per la prossima partita. Possiamo onorare Vega. Il solito client che si blocca a fine partita perché ci sta. Abbiamo fatto più danni di
Viego che ha finito 5-0 e questo qui fa molto riflettere. E niente, Ione ha carriato questo qua. Un'occhiata ai titoli. Ma manterrò al momento quello con scritto epico. Facciamo un'altra partita che potrebbe essere l'ultima di oggi. Oppure la penultima. First pick. Chissà se banneranno Belvetto oppure banniamo Lulu come di consueto. Senna banna Zyra, nonostante comunque col suo range. Non dovrebbe avere problemi contro quel campione, contro il campione pianta. C'è un ban di Garen, un ban di Yone, ottimo dato la penultima partita. Non riusciremo a giocare a Belveth, ma cioè, first pickeremo Amumu, che tanto ci piace. Facciamo le rune per Amumu, Conqueror, Bounty Hunter. Tresaur Hunter, Bounty Hunter è il titolo. Magari mi ci dà un po' fastidio a primi livelli, però. Confidiamo sulla nostra skill. C'è un altro Veigar in questa partita, speriamo che vada meglio di quello di prima. Senna ci sta pensando, ma contro Jinx forse non è un pick ottimale, anche se è molto forte al momento, quindi può anche andare bene. In realtà in 12.10 era più forte, quindi forse era il caso di ripensarci. Karthus dovrebbe essere mid, credo che Veigar counteri Karthus, però Karthus è comunque un buon pick. Certo, scounterà pure un po' me. Nami è molto forte al momento, probabilmente più forte di Senna. Abbiamo Lucian, Senna bot, molto forte, più forte di Jinx Nami. Irelia top contro qualcuno che ha bannato GP. Contro Tahm Kench. Questo strano matchup, non lo so. In realtà è molto forte, anche se va 0-10, idem Tahm Kench. In mid c'è poca mobilità da entrambi i lati. Forse posso abusare pre-6. Vediamo come va questa partita. Astronauta Veigar, di nuovo come quello di prima. Abbiamo TP su Veigar. Ignite su Irelia, loro non hanno TP, doppio exhaust in mid e in bot. Ekrim non ha flash, ma può starci.
2 potrebbe essere Remade. Dato che non hanno parlato di Summoner's Spell, ma si sono trovati a prenderle così. Molto vecchia questa icona. Per cento. L'inizio della partita si avvicina. Chissà se qualcuno è crashato, semplicemente non ha un buon computer. Posizionarci qui. Ben 3, anzi ben 2 sono AFK nel nostro team. Momentaneamente. Non dovrebbero essere crashati però. Che Vegar è tornato. Stato spottato Ekarim lì. Io muterò tutti. Re è tornato. Questo è un buon cover, peccato che qui non abbiamo lo stesso. Vegar messo qui è abbastanza inutile. Non mi piace molto questa skin. Avevamo ancora un po' di tempo per rimanere lì a cercare un late teammate, ma in realtà tra 5 secondi spawna il mio rosso. Noi ci abbiamo a fare questo passing che ci porterà a livello 3. Buon cover in realtà di Irelia adesso, forse è un fake pull, potrebbe anche starci. Pull abbastanza lungo dalla botlane, avversaria che manca pure. Potrebbero essere da qualche parte a dare fastidio, no, hanno pullato. Sono stati spottati tutti, quindi non hanno un AFK. Noi ancora abbiamo lo smite, possiamo goderne e usarlo a fine gromp. Questo ci costerà entrambe le pozze al momento, però. Non poteva essere aggrato qualche secondo prima, ma in realtà credo che siamo abbastanza in vantaggio rispetto al jungler nemico. Ottimo questo scambio di opinioni. Peccato per quello in top. Noi smitiamo questo qua. Per 20 secondi avremo lo smite di nuovo. Possiamo provare a invadere Karim oppure un gank in mid che probabilmente non porterà a nulla perché stiamo parlando di Veigar. Puoi provare a fare un E. Preso. Dov'è la tua E? Non c'è. Forse non l'ha sbloccata. Non lo sapremo dato che muto la gente. Midlaner che non ha, avversario che non ha usato nessuna spell. Veigar è guardato. Potrei provare ad andare top.
Ottimo sidestep della Yaku. Cambio di opinioni. Pure tra di noi. Va bene così. Almeno abbiamo lasciato farmare il nostro top laner. Si è spottato bot. Occhio qui. Perché mi si è fermato il campione, non si sa. Ok, bravo Veigar che è tornato subito indietro. Non mi piace lì. Chissà se è fatto full clear, sì. Tankench morto. Posso riprovare un gank mid. Pessimo flash di Karthus. Pessima mappa della mia. Ho dovuto flashare. Pessima ward, la volevo mettere qua. Pinghiamo che sta andando ai Karim top. Infatti Karim è top, ma Irelia riuscirà a scappare senza farsi neanche vedere, quindi Karim perderà un po' di tempo a cercarla. Ottimo. Avessi avuto un po' più di vita, probabilmente avrei callando e tornando subito qui, aspettandomi questa giocata che già sapevo. Potevo fare il drago. Cosa che posso ancora fare se mi viene ad aiutare la bot. Vediamo lo pingo. Anche se hanno pochi HP. Lo pingo di nuovo. Sarebbe carino fare questo drago. Invece no. Compriamo questo Bami Cinder. Una pink. E anche l'Oracle Lens e andiamo verso i Raptors che non ci sono perché era comparso che stavano spawnando. Ho visto male forse. Allora andiamo verso la top. Ci sono i lupi, c'è anche un Krug. Un Krab, anzi. Che vediamo se riusciamo a prendere. Stun di Tahmkench è molto ostico quando ci sono tanti minion. Lo faccio verso top perché se c'è Karim lì è brutto per il nostro top laner. Non metterò questa pink qui, al momento me la tengo. La possiamo però mettere qui, che è comunque buono. Farò il Gromp per dovere di path. Però dovrei andare in bot a controllare la zona bot side della mia giungla per un imminente drago, tra l'altro infernale, quindi abbastanza forte. E si va a prendere il frutto. Andrò in mid. Ah, peccato, non ci fosse stato quel minion. Avrei preso Hecarim, che stava tankando tra l'altro. Hecarim che si è spostato verso la top lane. Quindi secondo me è d'obbligo qua un gank in mid in realtà. Più che altro il drago volevo fare, però li pingherò. Ok, ottimo. Lui è morto. Pigliala tu, bravo, te l'ho lasciata. E andrò qui. Questo drago che è molto importante, è guardato in realtà. Magari mi è stato spottato top, io ho lo smite, questo drago. A parte il fatto che il mio smite è ancora pre-900, comunque non avremo problemi a farlo. Magari mi è spottato lì, io andrei subito qui. Non voglio che faccia il Rift Herald. Ho 30 secondi il mio smite, quindi sono un po'
in ritardo coi tempi. Dobbiamo però per forza andare qui. Non voglio che Egarim faccia questo Rift Herald. Vengo, vengo, andiamo, andiamo. Vieni verso di me. Possiamo fightare tantissimo. Peccato che Tahm Kench è un campione di merda. Che ci ucciderà ovviamente. Non avevo visto Veigar, se no potevo andare verso di lui. Veigar riesce a prendere una kill, quindi va bene. Avrei dovuto guardare la mappa per andare subito verso Veigar. Peccato che Tahm Kench è il campione che è. Ci ho ucciso più per quello che per skill. Andiamo verso il red nonostante ci sia il Rift Herald up perché dobbiamo fare voglio fare un giro completo di giungla. Magari al momento sarà già al 7, io no, smiderò adesso addirittura così presto per averlo quando saremo già qui. Facciamo tutte le nostre spell. Se c'è la piantina ottimo, la facciamo, la usiamo subito. Ottima questa kill su Senna, 0-2 è l'ora di carry. Sembrano abbastanza ben coordinati. Senna quante, 45 a 10 minuti, sono tante, secondo me, sono tante anime. Non so se è già stato messo il nerf a Senna che praticamente dropperà adesso soltanto quando farmerà lei. Non ho ancora letto la patch, forse per la 12.12. Occhio qui perché secondo me potrebbe essere lì. Se c'è questo scuttle bot, però io devo fare lo scuttle. Brava, bella ward, ottimo. Veigar secondo me non può stare contro Tahm Kench. Egarim non sta facendo. Egarim è qui. Ok, arriverò. Cercate di salvarvi, provateci. Molto più che potete. Peccato. Pessima Q comunque la mia. Cerca di non morirci. Invece moriremo tutti. Morirò anch'io. Non credevo. Non credevo di morire. Però loro sono stati shottati senza neanche fare nulla. Non hanno proprio fatto niente. Prenderanno visione adesso qui. Peccato. Per fortuna non c'è il drago quindi. Sarà un 3x0. Si fermerà un 3x0 che non è sicuramente buono. Flash che ci poteva stare però. Tahm Kench riesce a farsi da solo l'Herald e queste qua sono le cose che non ci piacciono, anche perché doveva essere già guardato. Lei qui sta per essere gankata da almeno due persone. No, mi sta tornando in bot, quindi si sono solo due. Jinx muore, ottimo. Riprendiamo la lead in bot. Questo blu non c'è, se l'ha fatto Tahm Kench, che schifo di campione veramente. Sarà in grado di tenere la partita da solo. Ma che fa? No, senso, questa cosa non, veramente non ha avuto senso. Questa cosa veramente non ha avuto senso, la cosa più tiltante di questa partita, di oggi tutta in realtà. Boh, vabbè. Fortuna non c'è niente da farmare, qui loro però adesso stanno gankando, non stare qui per favore, non regalare lì, morirai molto probabilmente. Molto fortunato, hanno deciso di beccare. C'è il drago. Il nostro bot sta beccando. Un po' in ritardo. Ed è così che si perdono le partite. Campioni sbroccati contro. Bad timings brutte scelte nel tornare. Si guarda sempre il timer prima di beccare.
addirittura, adesso stanno ancora perdendo tempo. Mettiamo una guardia qui, ci sta. Possiamo fare il drago noi. Non ce lo può rubare nessuno. Vegar, dov'è? È stato mangiato. Morirà. Tahm Kench è veramente inarrestabile. Poi se poi mi solo il Q, figuriamoci. Io non ho la ulti. Dovremmo soltanto disingaggiare, ma in realtà moriremo tutti, molto probabilmente. Vabbè, andrò verso la top. Assurdo, veramente quello che sta succedendo in questa partita. Vegar decide di teleportare in mezzo a 5 nemici. Noi tra 15 secondi proporremo un surrender. Riusciamo a prendere una kill in scambio. Abbiamo preso anche un drago. È stato un 4x1 più drago, semplicemente. Vabbè, cerchiamo di non surrendare. Inutile tiltare. Se la perdiamo, la perdiamo sul campo. La gente forse non ha capito che deve stare lontana da un Kench. Bellissimo questo qua. E io che devo fare? Guarderò qui. Visto che non abbiamo pink piazzato da nessuna parte. Torniamo in base e compriamo la Sunfire. Quella non è la Sunfire. Compriamo due pink. Andiamo verso il rosso. Tra poco. No, tra poco no. Tra un minuto e mezzo ci sarà di nuovo l'Herald, lo vorremmo fedare di nuovo. Assurdo il vantaggio che si è creato nelle file nemiche, per il modo anche in cui si è creato. Vabbè, sono stati tanti errori i nostri, concatenatisi. Questo è stato un'ottima giocata da parte della botte e della mid. Le idee ci sono belle, ma al momento loro sono stati più prolifici. E Karim cercherà di farmare la mia giungla, ma non c'è niente. Io ho questa informazione, potrei andare in bot, ma in realtà la bot lane arriverà qui con i minion, quindi. E anche abbastanza rischioso andarci. Vegar 1v1 con Senna. No, Vegar, è Karim. Smitiamo tanto. In realtà tra 45 secondi ci potrebbe servire, avremmo 30 secondi di di cooldown, che non sono indifferenti. Come al solito una miglior jungler vince. Karim è sicuramente stato migliore di me. Non gli farò prendere a cuor leggero questa torre. Di andare a fare quel Herald si dovrebbe fare qualcosa su questo Tam, cosa molto difficile. Lucian muore. Avrei voluto scambiare un Rift Herald, ma è una cosa che non succederà perché sì, perché loro hanno il controllo della mappa al momento. Irelia continua a morire da Tahm Kench, la seconda volta che il top laner non riesce a contenersi. Non useremo questa pink. Ci serve per il drago, che è tra poco.
Questa è una bella pink, c'è Tankenge là sopra, ma saranno tutti qui nel frattempo. Facile doggiare queste cose. Io avevo il flash, potevo non morire. Non capisco perché non ho flashato. Forse pensavo di non essere preso da quell'hitbox. AP, addio. Mi sa che andrò per la torma. Loro riusciranno a fare il primo drago della loro partita. Purtroppo, Rhaegar non riuscirà ad ammazzare nessuno. La gente continuerà a morire contro Tahm Kench. Ne compriamo un'altra pink. Rift Herald sta per scadere. No, non riusciranno a farlo. Rhaegar andrà a prendere questi minion. Io metto una pink perché se c'era qualcuno morivo facendo la Q ai rupi. No, quindi rispetto abbastanza, nonostante non ce ne fosse bisogno. I miei compagni di squadra non rispettano il team avversario. Neanch'io in realtà. Neanche Hegarim rispetta me. Cosa che a quanto pare in realtà dovrebbe fare. Io riuscirò a salvarmi. Vendiamo questa per comprare un altro pezzo della torma e facciamo abilità. Tanto per aspettare il cooldown, il refill, anzi, della vita. Mettiamo in ordine gli oggetti. Guardiamo i nostri laner farsi i nostri campi. Andiamo verso il Gromp, l'unica cosa che c'è da farmare tra poco, in realtà sta spawnando il rosso, aspetterò 5 secondi, fermo qui. Chissà se Senna ci aiuterà o lo prenderà lei. No, ci aiuterà. Potrebbero fare i Baron. Sono, hanno tanti danni, tanto tank. Hanno setappato più o meno. Irelia non male qui. Non sarà mai in range di Kumia. Forse questa cosa mi ha fatto scappare. Possiamo provare ad aiutare Veigar e Lucian. Molto forte questa nostra Q. Abbiamo ripreso qualcosa in questo fight. Qualcosa ma non abbastanza. Tra 1 minuto e 10 c'è il drago. Potrebbe essere solo il point per noi. Potrebbe essere il secondo per gli avversari. Vado a fare i Krug. Cerchiamo di deguardare, vediamo se Karthus ha messo qualche ward mentre andava in giro. Mettiamo una pink già qua dentro.
Lei dovrebbe stare abbastanza attenta. C'era Alien Top. Tra 20 secondi c'è il drago. C'è un cancer, non subirà danni. Lei flasha, ottimo. Vediamo se riusciamo. Avevo quasi doggiato, sono morto di qualcosa che mi ha fatto 17 danni. È l'ultima partita di oggi, mi sa, quindi non surrenderemo. Prenderanno però loro il drago. Con Ekrim top. Questo qui, il jungler che vincerà in questo momento è top. A pushare. Giusto, giusto così. Vabbè. Compriamo due control ward. Spendiamo qualcosina per vita. Bel ruby crystal. Non abbiamo ward. Guarda, score imbarazzanti del nostro mid laner, top laner. 500 danni da una ulti vergine di Karthus. Karim praticamente bruiser, quasi assassino. Loro non rispettano il fatto che c'era un'Ami da Karim lì, che potrebbero continuare però a pushare in realtà. Io andrò a prendere questa wave qui. Oppure vado ad aiutare loro visto che è stata spottata una melee. Ma probabilmente Ekrim ha regalato. O sono andati a fare il Baron. No, Ekrim ha fatto lo scatto. Ekrim è qui adesso. Si potrebbe assolutamente ammazzare. Cosa che non succederà, niente. Loro avevano bisogno di me, in qualche modo, in un modo o nell'altro. E i nostri compagni di squadra erano abbastanza inermi, non sanno che fare. Ultima ulti di Lucian. Non c'è molto da fare, semplicemente dovremmo prendere più visione della mappa. Per ribaltare questa partita dovremmo capire dove sono gli avversari e dovremmo ruotare meglio di loro. Cosa assolutamente fattibile, ma cosa che non succederà perché nessuno guarda. Però comunque ne ha solo due, quindi potrebbero anche decidere qualcuno di risvegliare il gorilla che c'è in loro e carriare automaticamente, oppure semplicemente fare scalare Veigar. Comunque questa è una buona opzione. Senna morirà. Non c'è molto da fare qui su questo Karthus. Credo che stesse regalando, invece no. Vedi se rimane ancora libero, sì. Riuscirà a morire. Ma lui poteva benissimo uscire dal range dell'AQ di Karthus, perché cioè, aveva tutto il tempo, dato che Karthus ha pure fatto un AQ su di me ed è stato one shottato da Veigar. Quindi veramente pessimo, cioè, effettivamente non meritano la vittoria. Non merita la vittoria una persona che gioca così. Perché alla fine si parla di questo. Certe volte si perde nonostante si meriti la vittoria, quindi figuriamoci.
Karim probabilmente sta venendo qui, non lo sto rispettando, volevo semplicemente vendere il mio campo, cosa che non succederà, quindi anch'io merito di morire in questo momento. Irelia forse riuscirà a prendere qualche kill, ma in realtà la ulti più forte del gioco salverà la DK agli avversari, quindi c'è poco da fare. Abbiamo il terzo oggetto, anzi il secondo oggetto, scarpe escluse, stiamo 1-7, uno score ottimo. Tra poco ci sarà la soul point per gli avversari perché noi non abbiamo assolutamente più il controllo di quella mappa. 3-13, il nostro top laner, non me ne sono accorto adesso. Quello che possiamo fare è prendere queste Oracle Lens, anzi Farsight Alteration, e cercare di mettere più ward possibili in posti meno individuabili, in modo da appunto prendere la visione di cui abbiamo bisogno. Ma sono effettivamente troppo più avanti di noi. Sicuramente hanno una lead di anche 10k gold. Considerando che hanno più del doppio delle nostre kill. No, più no, però il doppio, sì. Ma addirittura Vekarim è a livello 17. Cioè, effettivamente, pochissimo da fare. Io posso provare a negare il drago che appena arrivo è già schiattato. Quindi, cioè, veramente. Nulla da fare. Magari andrà a pushare, credo. Boh, non so. Veramente zero da fare. Vengo slowato. Ah, dalla E di Nami, giusto. Incredibile dodge riesco a fare, quella lì mi fa autoattacchi, cioè veramente a caso, la mia ulti non proccherà mai. Lucian, full vita nella nostra giungla. Riesce a prendere una doppia. Gli consiglio di beccare. Loro sono abbastanza scarsi perché se Karim andasse qui potrebbero finire il game. Kenji potrebbe tankare veramente qualsiasi cosa. Si accontenteranno invece i due inhibitor. Noi compreremo qualche altro oggetto. Potrebbe essere difeso questo inhibitor, cosa che non succederà perché Lucian è abbastanza in bambola. Qui possiamo ingaggiare, in realtà cioè non c'è nulla da perdere ormai, semplicemente si ingaggia a vista. Questo qui potrebbe essere cioè tipo una pessima giocata degli avversari, cosa che invece non è. Vabbè, ma guardate Irelia, nel frattempo dov'è? Veigar dov'è? Senna dov'è? Cioè non stanno facendo nulla per vincere questa partita. Semplicemente normale quello che sta succedendo. Sì, cioè basta, no? Non stanno giocando per vincere la partita. Inutile che becchi, cioè puoi provare a fare base race piuttosto. Lucian non ci aiuterà neanche adesso. Noi aumentiamo i nostri danni, danni fatti in partita, almeno. Grazie Magaz per il raid. Eccomi. Siete entrati proprio nel momento in cui viene distrutto il nostro Nexus. Ciao Aldo, ciao Badabozzi. Bellissima questa emote. Settimo scala mondiale che sciogua la sua mastery.
con un bel 1-9, 1-10 in questo game. Andato alle pere. Ciao Sir Microcosmos, come macrocosmo di Yu-Gi-Oh! E ci mettiamo in coda per un altro game. Il Tribunale di Milano, il fatto che sia venuto a scrivere nella mia chat mi preoccupa molto, però comunque ogni filo di mosca è sostanza, come si dice dalle nostre parti, quindi va bene anche così. Ciao a tutti, grazie per il raid. Com'è andata, come va? Come sta andando questo pomeriggio caldissimo in Italia? Da dove ci telefonate? L'aiuto da casa chi è? Fa schiuma ma non è sapone. Vediamo se si può giocare. Ci proviamo, proveremo a prendere Belveth. Ah, la prepicchiamo, vediamo se ti crepa al mare. Ah no, giusto, giusto. Prepiccato Lulu, quindi non la possiamo bannare. Non potremmo bannare come in tutte le partite Lulu. Quindi andremo per il ban di Viego, abbastanza forte. Mi setta un cancel, l'ultima partita ci ha fatto ballare la samba. Sicché. Grazie ancora Magaz per il raid. Spero abbiate passato un'ottima stream, un ottimo pomeriggio. Grazie a tutti per essere passati. Vengono bannati addirittura 4 jungler. C'è pure un ban di Amumu, quindi speriamo che riusciremo a prendere Belveth. Can you pick Bell first if that works? Champs. Abbiamo tutti i campioni, quindi non abbiamo problemi in caso. Non si esprimeranno. I game picker for you. Yes. Lulu ci prenderà Belveth. Avremo un altro pick di Belveth. Abbastanza precoce. Probabilmente il Summoner 4 è il jungler avversario, quindi avrà tutto il tempo di sistemare la build, di sistemare il loro. Io chi devo piccare adesso? Lulu va bene, Lulu ce l'abbiamo. Sistemiamoci le rune, metteremo stavolta il Conqueror, proviamo. Dato che sono tutti per quello. Metterei anche questo qui. Secondo me va bene, il Triumph è fortissimo con la passiva della nostra ultima, che è con l'attiva in realtà. Ma loro hanno un team fortissimo, noi veramente Belveth. Dobbiamo puntare sul fatto che è sbroccata. Solo su questo ci possiamo relayare al momento. Team addirittura ci dà più fastidio di Garen. Io ho dimenticato che dovevamo swappare, meno male che se l'hai ricordato. Tigre palmare. Se è un palmare a forma di tigre o se è una tigre a forma di palmare oppure è una tigre che va al mare e altre migliaia di battute poco consigliabili. Sicché abbiamo un Malzer abbastanza immobile contro, abbastanza gankabile, molto 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 scarso secondo me.
In mid contro chi abbiamo in mid noi, non me lo ricordo. Chi è stato piccato dal nostro lato della mid. Chissà se lo vedremo mai. Probabilmente no. Non si capisce se il client è crashato oppure no. Tutto in caricamento. I servizi che ci piacciono. Segnaliamo il problema a Microsoft e riconnettiamoci con il bottone più grande del mondo. Chissà se è possibile effettivamente collegarsi in questa partita o se non lo sarà. Quindi abbiamo un Oxerat che secondo me è molto forte contro Malzar. A quanto pare stavano aspettando me in questa partita. Lindorf contro Elbjanjo. Doppio Ignite in bot, Yuumi Flash, ok. Triplo Ignite nel loro team con anche Teemo. In realtà non abbiamo un brutto team, però loro sono molto forti. Twitch è abbastanza forte con la combo con Yuumi in team and I believe evil is the way. Evil Teemo be like Teemo risse alla madre. Le altre battute incredibili. Se le danno già all'inizio. Peccato, un'altra Q sarebbe stata molto bella, molto forte soprattutto. Lì ci sono Malzar e Yuumi spottati. Non so, ha senso startare quelle pozze con Yuumi? Chissà. Scopriremo in questa partita in cui cominceremo ad autoattaccare adesso il nostro blu buff. Bello questo shield, mi piace un botto, anche un bel pull corposo. Proviamo a sbloccare lei per secondo, non l'ho fatto mai ancora. Proviamo a smitare soltanto quando necessario. Dato che comunque faremo un full clear sicuro. Usiamo la Q per movement, ci sta. Comunque abbiamo le stack della passiva, della Q. Prendiamo il livello 3 con questi, con la morte di questi lupi, questi balto, questo biforco, Yuumi in mid a fare cose strane. Non penso sia un problema per Malzahn in realtà questa cosa, me ne sono accorto solo adesso, non pensavo che sarebbe successo questo. Capisco perché c'è questa Yuumi qui, cosa vuole fare? Ma non capisco perché questo qui non è venuto ad aiutarmi, io veramente la gente non la posso capire mai. Tiltato veramente a bestia. Assolutamente incredibile questo Xerath. Il nostro flash sicuramente non era bello, però
la botta ancora non ha preso neanche una kill. Addirittura stessi minion di Twitch, ma come cazzo fa ma quello a rimanere con gli stessi minion che sono 2 contro 1? Ma come cazzo gioca la gente, io boh. Vabbè, niente, farmiamo. Succederà altro. Guarda quello che non riesce ad ammazzare questo gatto. Andrò top, sì. Pingo dove sto andando. Vieni verso di me, brutto coglione. Pigliati il danno. Assurdo, veramente, che Twitch ancora non sia morto. Andrò a mettere una ping qui, dato che è stato sittato. Il nostro top laner. Chissà se trovo roba da farmare qui. Sono questi. Dopo due gank top sarebbe anche il momento che vada a farmare in bot. E infatti è proprio lì. Possiamo guardare D a questo punto. Quello è ancora al 5. C'era già Yumi. Hanno il doppio delle guardie, mid ingankabile così. Me li devo portare qua perché potrebbe essere già guardato. Me li faccio entrare tutti dentro il cespuglio come un pro. Prendiamo il massimo dalla nostra. Andiamo verso la botte. Ok, Teemo muore adesso. Noi dovremmo sfruttare di più la Q. 4 bot, ora lo scrivo. Sta a AFK perché ci sta. Noi probabilmente non riusciremo a fare questo gromp. Moriremo forse. Forse no. Drago è fatto, assurdo che non riusciamo ad avere la praio con la botlane che ci si presenta contro. Veramente, ma che sfiga, ma che cazzo c'è oggi in questa stanza? Ma cosa succede oggi in questa cazzo di stanza? Ma io veramente, ma che sfiga. Ma la seconda partita di fila che succede un gank, cioè che faccio un gank e succede questo. Veramente assurdo, come ho fatto a non prendere l'assist su Twitch? Quella muore, quella c'ha più vita di prima, vabbè, la passiva di Zac. Assurdo, veramente. Boh.
L'ultimo muore, deve morire finalmente. Ciao Simo. Oggi siamo particolarmente sfortunati. Oggi sei andato oggi al lavoro o hai fatto il turno che finiva alle 2? Abbiamo il timer del blu di Zack, potremmo andare lì, ma non ho lo smite perché sono un coglione, non mi accorgo di queste cose prima, ci penso soltanto dopo. Quindi faremo il nostro rosso e basta. Sono uscito un po' prima perché non mi sentivo bene. Va tutto a posto ora oppure, cioè cos'hai? Febbre? Oppure non ti senti proprio bene per altri motivi? C'è Zack in mid che prenderà la torre. No, non la prenderà. Mettiamo, no, mettiamo una guardia da nessuna parte. Quello se ne va, Dio Cristo. No, non se ne deve andare. Vediamo se riusciamo a prendere questo blu. Tra 8 secondi abbiamo lo smite. Ora va meglio, grazie. L'importante è questo. Ok, non spottiamo Zac qua sopra, a sto punto va regallato, oppure boh, sta finendo forse lo scatto di botta, anche se credo che lo abbia già fatto. Che quello sia un vecchio timer. Metterò una ward qui ai lupi. Non li farò perché secondo me sono off tempo per farli. Lì c'è Zac. Malzar probabilmente si sta spostando qui, mi serve una pink qua per tenere sotto controllo questa zona. Sicuramente è wardato dove è. Qua in questo cespuglio. Cerchiamo di spottare Zac, non lo vediamo forse. Zac top, lo scriverò Zac top mid. Quello lì veramente non accenna a fare nulla, proprio zero. Come se Yumi Malzar fosse la lane più forte del mondo. Qui probabilmente stanno facendo l'era, dropping grosse volte, non ci andrà nessuno, se ne sbatteranno il cazzo perché tanto funziona così, ci dovrei andare io, e infatti l'hanno già fatto. Vabbè, noi farmiamo e proviamo poi a carriere da soli, cosa che sicuramente non saremo in grado di fare. Mi tengo lo smite per il madre, dato che c'era quello top. Malzar addirittura riesce ad ammazzare incredibilmente. Ah, lui voleva la kill. Forse non ha capito con chi sta giocando. Assurdo che Twitch 1v2 riesca ad uccidere qualcuno, eppure ci è riuscito. Cerchiamo di prendere tutto. Noi vogliamo il madre. Possiamo andare su questo Malzar, cioè su questo Zac appena spunta. Ci vado lo stesso, anche senza che spunto. Veramente non riusciamo a prendere. Perché non mi. Guarda quello se minchia se recallava veramente, stavo tiltando fortissimo. Ma siamo seri? Scappo perché prima l'attacco del drago mi ammazzava. Anche se avevo lo smite, forse non c'era bisogno. Abbiamo 1900, dobbiamo recallare. Siamo tornati in forma normale. Regaliamo. No, non facciamo lo shield, facciamo il Kraken. Prendiamo questo qui. Anche se forse è meglio. Questo qui. Andiamo verso la bot. Siamo là. Prendiamo
sto ground. Zack, fai il drago. Forse ci arriviamo però a fare qualcosa, ma in realtà no, perché l'unbot non si muoverà mai. Ottimo, abbiamo preso la ulti di Yuumi. Sarà teleporto lontano da noi. Ma perché Lulu rimane là dietro? Non si capisce. Lulu in tutto questo non ha fatto un cazzo, tutto il mana disponibile, Malzahar, Xerath pure. Sta partita veramente, niente. Better jungle wins. Plane, dopo aver preso il First Blood e averlo ucciso un'altra volta, magicamente inizierà a perdere. Perché funziona così. Noi, questa qui fa veramente quello che ha fatto indicibile. Quello prende una torre, io boh, veramente, ma che cazzo sta succedendo in questa partita oggi, in questo game oggi, in questo gioco oggi? Cioè quella ward là, quella torre ora è calata. Come cazzo ci sono entrati nella mia giungla e arrivati fin qua? Non ci credo che non l'ho preso, non ci posso credere mai. Vabbè, sono morti in due, ok. C'è Malzahar, questo qui deve morire. Veramente ho missato questo qua. Ovviamente qui è stato già fatto. Passiamo attraverso i muri. Era di 33 secondi, io beccherò e perderemo pure l'Herald perché sono off tempo di nuovo. Sono più tiltato che in partita. Facciamo questa qui, consigliato. Xerath muore. Apporto positivo della partita di Xerath 0. Avremmo potuto aspettare una pink adesso, però saremmo comunque ancora in ritardo. L'Herald Yuumi va bot, Malzahar pure, Twitch dovrebbe averlo ucciso in botlane. Quindi secondo me si può fightare, questo Herald sarà un 1v1 con Zac, che non lo sta facendo. Probabilmente startarlo non è la migliore decisione. Ma sono in tre bot. Uno è top abbastanza vicino, quindi non è proprio buono. Però ecco qua Zac. Allora, cerchiamo di fightare Zac a questo punto. Secondo me è una cosa più morta sarebbe uccidere lui. Ci credo che siamo stati uccisi veramente. Io non ho parole, non ne ho. Dovevo smitare quel cazzo di Herald. Ma perché non mi ha proccato lo smite poi io veramente? Ma che cazzo è? Ma è troppo tilt. Questo oggi è incredibile. Oggi è stato veramente incredibile. Un cazzo di genio che si sia mosso verso di qua non c'è stato. Veramente. Ma. Boh.
Andiamo verso il drago. Tutti che lasciano il drago. Drago, ma non gliene sbatte un cazzo a nessuno. Qui è tutto guardato perché la gente sa giocare, a differenza dei team in cui sono io. Non ho parole veramente. Sì, Maldor, schiamo il cazzo. Tristana si accorge che c'è una wave gigante sotto la botlane e quindi decide di cambiare, di andare verso lì. Giusto in tempo prima di farmi bestemmiare. Certo, si avvicina ai lupi in altro polo, lo butto fuori dalla partita. Proprio una merda. Ci sono solo funghi. Ecco com'è che se li ha fatti. Ho messo i funghi e basta. Possono fare il baron, io non ho ward. Manco parole, non è ward né ward. Questo è ancora il Rift Herald. Cristo di Dio, odio Cristo. Abbiamo pure fottuto la kill. Veramente assurdo quello che sta succedendo in questa partita. Perché non spawnano i miei links? Una minchia di guardia, non c'è da nessuna parte. Non ti azzardare a toccare niente. Riusciamo a comprare una pink alla Botrk, la Blade of the Ruined King. C'è il drago tra poco.
Vediamo se qualcun altro vuole rimanere in top. L'ha preso quel coglione. Ripinghiamo che c'è il Baron, secondo me non lo andremo a fare perché non lo capisco, non riesco a un cazzo. Sa che è morto. Conviene scappare. Adesso incomincia a non fottere più con Belbeth. Quella mi fa tutti i campi. Quello è AP. Boh. Cazzo, mi devo buildare. Builderò questo perché boh, mi sembra worth. E lì piove, c'ha la nuvola di Fantozzi. Sarat veramente imbarazzante. Quello continuerà a pushare. Ho l'impressione che Mordecai sarebbe ultato qualcuno ma non abbia ammazzato nessuno. Assurdo. Ma veramente?
Ma qui ce la guarda ancora, ce la guarda, corre. Assurdo che non stavo morendo. Se la vendicate finalmente. Strano che nessuno faccia miraptor, perché muore di casa sta fightando. Potete fare il Baron, sì, lo possiamo fare. Non ho lo smite però. Panico e deliri. Come cazzo ricevo tutti questi danni? Possiamo smettere perché tanto non c'è Zac, proprio dentro non darà nessuno, someone back, please. Magia. Il fatto che siamo a D ci permette di... pushare. Siamo abbastanza avanti, facciamo finta che ce ne stiamo andando. Sono tre persone spottate nella mappa, quindi noi possiamo continuare. Addirittura la tripla di... Abbiamo vinto. Porco Giuda, portata sulle cazzo di spalle questa partita. Con il carretto. La carriola siciliana. Trying to reconnect addirittura.
Vediamo se le statistiche di fine partita spunta. Spunteranno mai? Chi lo sa? Mi sa che non spunteranno, quindi io vi ringrazio tutti per aver seguito la mia streaming, grazie ancora a Oh My Magaz, ad Aldo e a tutti per essere passati, ci vediamo. Ci vediamo prestissimo con un'altra live. Ciao ragazzi, grazie a tutti.